No, benvenuti al Bitcomania! Oggi con noi abbiamo tantissimi ospiti e soprattutto è la star di questo programma. Ecco, allora, subito, non perdiamoci in chiacchiere, facciamo entrare Mirko. Ecco, entra. Salve a tutti. Già sta mi smaff. Ecco, allora Mirko, andiamoci a sedere. Allora, dimmi, ciao Mirko, innanzitutto. Ciao, bella. Va bene, allora, dobbiamo parlare un po' della tua vita. Come va con le ragazze? Ah, bene. Allora, prima di tutto mi chiamo Mirko, sono un ragazzo di 13 anni, studio e a cava. Sono molto bravo come studente, ma sono anche molto bello. Sì. Beh, Ecco, allora si vede che non ti ricordi, ok, prendi un foglio, prendi qualcosa, te lo sarai segnato da qualche parte. ah sì, giusto, beh. Allora, Madonna, non si porta con i fogli appresso, ma che cazzo. come dicevo, il mio hobby è giocare a pallone. Il mio hobby è giocare a pallone. L'altro giorno sono scesa alle 5, avevo una partita importante alle 4 e mezza, però sapete, lo squadro c'è fuori. Ho detto, ma io giocherò alle 4, quella è stata una partita importantissima, bei tempi quelli. Sì, ok, abbiamo capito tutto. E con le ragazze invece come va? Mi viene da ridere che mi fai questa domanda. Beh, sono molto riservato con le ragazze, tu lo dovresti sapere. Infatti proprio l'altra sera, mentre andavo a mangiare la pizza, c'era una ragazza, un cesso, Sì. tra parentesi, Sì. sottolineato pure, che voleva mettersi con me, ma sai, io sono troppo superiore per mettermi con loro, quindi bye bye ragazze. Ecco, allora ringraziamo Mirko di essere stato qui e No, no, niente, lo innanzitutto ringraziamo. devo fare una cosa. Sì. Vorrei far vedere le mie paillettes azzurre, molto belle. Sì, ecco, abbiamo capito, grazie, te ne puoi andare. Un bacione a Grazie, tutti. ciao. Allora, ecco, dopo la pubblicità incontreremo Jasmine, la ragazza che diciamo, tra virgolette, pazza per Mirko. E ecco, allora dopo vi do la pubblicità e fra poco ci vedremo di nuovo sopra Mirko Mania. Ciao! Di Mirko Mania. Ecco, allora facciamo entrare subito un'altra ospite eccezionale, Jasmine. Ecco. Beh, questo non so dirtelo, proprio l'altra sera ha detto che sono un cesso, però non si sa mai. Ecco, e allora dici grazie di questa testimonianza di essere stata qui, ma vorremmo anche Ah, sapere aspetta. che hai in mente di fare, perché lui non ti vuole, diciamo. Beh, io vorrei richiederlo, non si sa mai. Sì, prendiamo un'assistenza. Ok, va bene. Adesso abbiamo già visto abbastanza. Grazie di essere venuta. Ciao, 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 ciao. Ok, allora, però.
oggi è tutto. Ciao a tutti.